Bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare un bellissimo progetto che avete visto sicuramente nell'anteprima e lo faremo con questo magnifico filato che è il filato Verve. L'abbiamo già utilizzato per il poncho a collo alto in questa bellissima variante rossa, poi che mi è piaciuta moltissimo. Questo è un 30% lana, per 100 grammi ci sono 68 metri, quindi la resa è comunque non altissima, calcolando lo spessore del filato che si può lavorare benissimo a partire dall'uncinetto numero 7. Noi lo lavoreremo col numero 8. Naturalmente la lavorabilità dipende molto anche dalla vostra mano, per cui eventualmente potete provare anche con il 9. Questo dunque è l'occorrente, possiamo avviare il nostro progetto. Per realizzare il nostro lavoro, che sarà un top down, andiamo ad avviare 48 catenelle. Questo è il nodo che non andiamo a contare, lo stringiamo, avviamo 48 catenelle. Eseguita l'ultima maglia, che appunto è la 48esima, possiamo avviare il nostro lavoro. La totalità della catenella è di 55 centimetri, quindi mi sono tenuta su questa misura. Se doveste riprodurre il progetto con un filato diverso, avviate una catenella la cui lunghezza corrisponda a 55 centimetri, considerando che qui non abbiamo multiplo. Metto il dito sull'ultima per non confondermi, aggiungo una catenella. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella maglia precedente ed eseguo un punto alto e proseguo lavorando nelle maglie successive altri punti alti. Ne faremo 7 consecutivi. Quindi 3, 4, 5, 6 e 7, che corrispondono al quarto anteriore. Aggiungo 2 catenelle che mi serviranno poi per inserire gli aumenti e senza saltare nessuna maglia di base. Vado direttamente nel punto successivo e ricomincio una sequenza di maglie alte, quelle che corrispondono al lato della manica, e quindi ricomincio nella maglia successiva. In questo caso vado a lavorare 10 maglie alte consecutive. Quello che andiamo a fare con il nostro progetto sarà uno sprone non chiuso, quindi abbiamo questo lavoro che stiamo facendo. Quindi andiamo a montare le prime 7 maglie che sono appartenenti a questo tratto. Qui aggiungiamo 2 catenelle che sono quelle che abbiamo inserito. Prendo il tratto della manica dove vado invece a caricare 10 punti alti e poi aggiungo sempre 2 catenelle di separazione. Sul lato lungo di maglie ne carico 14 e poi aggiungo sempre 2 catenelle e poi naturalmente di nuovo 10 e di nuovo 7. Quindi questo sprone è di 48 maglie totali, che sono le catenelle che abbiamo avviato. E le dividiamo in questo modo: 7, 10, 14, 10 e 7. Non saltiamo nessun punto di base, solo aggiungiamo 2 catenelle dopo la sequenza di 7, 2 catenelle, 10, 2 catenelle, 14, 2 catenelle, 10, 2 catenelle e 7. E abbiamo così avviato il nostro sprone, che quindi avrà una forma rettangolare. Quindi qui chiudiamo il giro e torniamo indietro. In questo modo il nostro sprone prenderà questa forma. E alla fine del lavoro questo è lo sprone una volta completato. Come vedete è uno sprone di forma rettangolare dove abbiamo messo in fila tutte le maglie così come vi ho fatto vedere nello schema. Quindi 7 maglie alte, 2 catenelle, 10 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 14 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 10 maglie alte, 2 catenelle di separazione e le 7. Quindi questi sono i quarti anteriori.
la parte posteriore, le maniche. A questo punto riavviamo il nostro lavoro con un punto che molto spesso vi ho fatto vedere per le borse, che è molto semplice, non chiede un multiplo perché lo possiamo comunque intervallare come preferiamo, che darà una texture molto compatta a questo giacchino. Quindi dopo aver eseguito l'ultima maglia alta aggiungo una catenella e volto il mio lavoro. E quindi ho le prime 7 maglie su cui lavorare. Sulla prima maglia vado ad eseguire una maglia alta. Nella successiva eseguo un punto bassissimo. Di nuovo maglia alta. Nella maglia successiva il punto bassissimo. Maglia alta. Punto bassissimo. Qui vado ad eseguire l'ultima maglia alta. E ho lavorato sulle prime 7 maglie. A questo punto ho l'aumento, lo spazio delle 2 catenelle. Entro, lavoro un punto alto, una sola catenella di separazione, un punto alto. E questo è il vostro aumento. Riavvio il lavoro sempre con punto alto seguito dalla maglia bassissima, punto alto, maglia bassissima. Quindi alterniamo queste due maglie fino ad arrivare al prossimo aumento. Lavoro la maglia bassissima qui sopra e poi entro e lavoro punto alto, catenella e punto alto. Ricomincio con la maglia alta e rialterno e la maglia alta con la maglia bassissima e procediamo in questo modo fino ad arrivare all'aumento. Questa è l'ultima maglia che dovete lavorare. Rispettando la sequenza, non importa se chiudete col punto bassissimo o col punto alto, quando siete all'interno dell'aumento andrete ad eseguire sempre punto alto, catenella e punto alto. Chiudo con il punto alto e il primo giro è in questo modo concluso. Quindi faccio la mia catenella e volto il lavoro. Questo è l'effetto del punto. Ovviamente adesso dobbiamo riconoscere qual è il punto bassissimo da quello che è il punto alto, perché le maglie in questo secondo giro, come in tutti, andranno alternate. Questo significa lavorare sul punto bassissimo alla maglia alta, mentre sulla maglia alta andremo a lavorare il punto bassissimo. Per non cadere in confusione, quando guardate dall'alto il lavoro, avete una catenella più grande e una più piccola, una più grande e una più piccola. La catenella più grande è il punto alto, la catenella più piccola è il punto bassissimo. Quindi questo è un punto bassissimo, questo è un punto alto, questo è un punto bassissimo, ok? Quindi in base alla dimensione della catenella riuscirete facilmente a rintracciare il vostro lavoro. Quindi questo che è un punto, allora, questo abbiamo chiuso col punto alto, quindi rifacciamo la maglia bassissima. Questo è un punto bassissimo, qui sopra lavoriamo il punto alto. Vedete? Questo è un punto alto, ci lavoriamo un punto bassissimo. Questa che è più piccolina come maglia vuol dire che è un punto bassissimo, ci lavoriamo sopra la maglia alta. Può sembrare difficile nel primo giro, ma poi vedete che la dimensione di queste catenelle è abbastanza evidente, insomma questa è molto più grande di questa, questo è il punto alto e quindi sopra ci lavorate la maglia bassissima. Di conseguenza sulla maglia bassissima lavorerete la maglia alta. Ovviamente essendo una sequenza alternata basta riconoscere il primo punto e poi tanto è sempre una maglia alta e una bassissima alternate. Quindi questa sarà una maglia bassissima, questa sarà una maglia alta. Mi trovo nell'aumento e lo lavoro normalmente, quindi maglia alta, catenella
maglia alta. Se rigirate nuovamente, vedete che questa è una maglia alta e questa è una maglia bassissima. Quindi ricomincio con la maglia bassissima sulla maglia alta sulla maglia bassissima, maglia bassissima. Vedete, questa è più piccola e qui ci faccio la maglia alta. Una volta fatta l'ultima maglia, quando siete a ridosso dell'aumento, che è questo qui, procedete come di consueto facendo la maglia alta, la catenella di separazione, la maglia alta. Quindi ricomincio, vedete, questa è una maglia alta, col punto bassissimo e procedo alternando queste due maglie fino alla fine. L'aumento lo lavoro sempre nello stesso modo, maglia alta, catenella e maglia alta. Proseguendo la nostra lavorazione ad alternando la maglia alta con la maglia bassissima, sono andata a creare questo sprone. Allora, se voi andate a contare il motivo, inteso proprio come questa sorta di nocciolina che si distingue, vedete, ne conto 1, 2, 3 e 4. Ma andiamo a vedere in termini di centimetri, che di solito è la cosa più utile da valutare, ovviamente per ciò che riguarda il discorso taglie. Per quanto riguarda la larghezza, quindi quella che è la nostra circonferenza seno, io ho una misura di 48 cm, quasi 49, poi calcolando l'elasticità della lavorazione, guardate, se lo stendo un po' di più arrivo a 50, quindi calcolando 49-50 cm. Quindi di altezza, calcolando che ho ripiegato già lo sprone, quindi parliamo di metà della misura, ho 21 centimetri, quindi vuol dire che ho 42 centimetri che sono perfetti per uno scalfo. Ovviamente la misura dello scalfo e quella della circonferenza, questa sulla cinquantina di centimetri è comodamente una taglia M. Quindi potete fermarvi il giro precedente per fare la taglia più piccolina, ma essendo un giacchino non conviene farlo poi molto striminzito, farete uno o due giri in più eventualmente per raggiungere le taglie più grandi. Il vantaggio dello sprone rettangolare, questa è una cosa che mi chiedete molto spesso, quando prediligere uno sprone quadrato, quando prediligere uno sprone rettangolare. Più è ampia la vostra circonferenza seno, più conviene partire con lo sprone rettangolare, perché con pochi giri allargate velocemente senza comunque andare ad alzare troppo il discorso del giro maniche. Una volta che avete raggiunto la vostra misura, andate a riprendere l'uncinetto. A questo punto smettiamo di lavorare gli aumenti e proseguiremo lavorando solo in alternanza la maglia alta con la maglia bassissima, nel modo in cui abbiamo fatto fino ad adesso. Quindi io sono già al secondo gomitolo, tra l'altro, perché il filato si consuma velocemente, ma anche molto molto fitto il punto. Calcolate sempre nelle lavorazioni che ci sono dei punti mangiafilo, che ovviamente, dando, guardate che spessore abbiamo, questo è un giacchino molto pesante, anche il punto contribuisce sicuramente ad un maggior consumo di filato. Quindi io mi trovo qui con il mio uncinetto, ho fatto la catenella e volto il lavoro e riprendo. Ovviamente guardo quello che ho fatto e ricomincio con la maglia alta perché questo è il punto bassissimo. E riavvio il mio lavoro fino ad arrivare al primo aumento, dove mi andrò a congiungere con l'aumento che si trova nell'altra metà e andrò ad unire totalmente lo sprone. Quindi proseguo alternando la maglia alta con la maglia bassissima. Sono ripartita dall'angolo, ho lavorato tutte le mie maglie e mi trovo al centro dell'aumento, dove appunto, vedete, ho lavorato solo la maglia alta. Quindi vi allungo un pochino il punto e vi faccio vedere che nello spazio dell'aumento lavoro una maglia alta. Vado nello spazio dell'aumento di fronte e di nuovo lavoro una maglia alta. Entro nello spazio, lavoro una maglia alta e quindi ricomincio con il punto che sto lavorando, ok? Quindi vado a ricominciare con la maglia bassissima, maglia alta,
maglia bassissima e così via dicendo. Ho completato la riga, sono all'aumento, vedete c'è lo spazio della catenella, quindi lavoro il punto alto all'interno e vado, vedete, a congiungere entrando nell'aumento dell'altro angolo, faccio gettato, entro nell'aumento e lavoro un altro punto alto e poi riavvio il punto come si presenta, sempre alternando le due maglie. In questo modo abbiamo chiuso anche questo scalfo. A questo punto la lavorazione si semplifica perché non avendo più gli aumenti lavoreremo solo maglia alta e punto bassissimo. Ho riavviato il lavoro, quindi sono arrivata sul quarto anteriore, torno indietro e qui mi trovo lo scalfo con le due maglie alte che abbiamo lavorato. Avendo aggiunto solo due maglie, non vi cambia nell'intervallo di punti perché continuando a lavorare punto alto e maglia bassissima, punto alto e maglia bassissima, potete proseguire la lavorazione senza che queste due maglie in più cambino la sequenza dei vostri punti. Quindi, anche se sono due maglie alte, basta. Voi adesso state lavorando, per esempio, il punto alto. Io continuo col punto bassissimo, queste sono le due maglie degli aumenti. Ci continuo a lavorare la sequenza che ho, senza badare a quello che ho sotto. Quindi qua ci faccio il punto alto e nel successivo ci faccio il bassissimo, di modo che riavviando il secondo pannello, quello lungo, mi trovo già con i punti così come me li ritrovavo. Quindi avendo due maglie e avendo due punti che si alternano, queste due maglie non spezzano l'intervallo che voi state lavorando, ok? Quindi se avete prima il punto bassissimo, vi ritroverete dopo due maglie di nuovo la maglia alta da fare, quindi l'intervallo prosegue senza che si crei nulla. Allora, siamo arrivati alla fine della lavorazione per quello che riguarda la parte del corpetto. Avevamo contato 1, 2, 3, 4 motivi prima di avviare il quinto, nel quale abbiamo fatto anche la chiusura dello sprone, quindi ripiegato in due abbiamo unito le parti relative agli aumenti ricavando gli scalfi delle maniche e quindi dal quinto giro in poi siamo andati avanti lavorando le maglie come si presentavano. Quindi ho aggiunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 più le 5 sono 13 righe in tutto, cioè non 13 righe, ma potete contare 13 motivi come questo. Io mi sono fermata qui, mi sono fermata a questa lunghezza che poi la vedrete quando la indosserò, perché questi sono quei capi che anche complice la manica corta, sono dei tagli giacchino molto simili alle Chanel, quindi vanno un pochino concepiti. Non proprio come dei coprispalle, ma come dei capi che vanno a dare calore, perché naturalmente qui abbiamo una lana spessa con un 30% di lana, quindi comunque un capo caldo, calcolando anche che con questo punto tessuto che abbiamo realizzato abbiamo fatto un capo veramente di spessore, quindi è caldo. È anche un pochino rigido perché ho voluto fare un giacchino veramente più scultoreo, concedetemi questo termine. Quindi è un capo che va benissimo sui tubini, va benissimo sugli abiti, cioè quando non abbiamo da superare la lunghezza del fianco, oppure sui pantaloni, mettiamo un pantalone morbido, una camicia, questo giacchino è un completamento, quindi si può usare sul jeans col dolce vita sotto, ma si può usare anche per una lettura più elegante. Vista la presenza di un filo così spesso e di questo punto tessuto che ho voluto utilizzare proprio per irrigidirlo, direi di non allungarlo troppo perché non avrebbe neanche senso una giacca così rigida e lunga, cioè o lo si fa a cappotto o lo si tiene a questa lunghezza e questo vale anche per la manica, cioè non l'andrei ad appesantire proprio per via del punto che sono andata ad utilizzare. A questo punto qui non dobbiamo fare altro, raggiunta la lunghezza, che adesso vi misuro anche così vediamo in termini di centimetri. Di quanti centimetri parliamo, appunto, e abbiamo in totale una quarantina di centimetri che per un giacchino vanno più che bene. A questo punto io riprendo il gomitolo, poi vi dico anche il consumo di filato, ma ve l'avevo scritto anche nella parte iniziale, nella miniatura iniziale. Vado a ricominciare dalla manica e quindi giro il mio lavoro, una manica l'ho fatta e vado a ricominciare in un punto qualsiasi. Naturalmente il punto che abbiamo è tagliato diagonalmente perché noi le righe le abbiamo in questa direzione.
Ok, quindi non abbiamo esattamente lo stesso intervallo che avevamo nella lavorazione lineare, quindi non c'è esattamente il punto basso, il punto bassissimo e il punto alto, quindi possiamo riavviare il lavoro dove ci piace, quindi semplifichiamo al massimo, quindi entro in un punto qualsiasi, presente nello scalfo della manica e vado ad eseguire 2 catenelle che mi fungono da maglia alta, quindi viene da sé che nella maglia successiva faccio il punto bassissimo, poi rifaccio la maglia alta, poi il punto bassissimo. Come vi dicevo, non abbiamo la stessa sequenza, ma diventerà questa la sequenza che poi rispetteremo nel giro successivo. Quindi rifaccio un'alternanza di maglia alta e punto bassissimo. Quando faccio il mio ultimo punto, vedete, qui ho inserito il marker, vado ad eliminarlo ed eventualmente a riposizionarlo per essere certa di fare bene la chiusura ogni volta e quindi ho chiuso il primo giro. Vado a riavviare, mi rendo conto adesso di quello che ho sotto, quindi come vedete questo è il punto piccolino, quindi il punto bassissimo, qui dovrò lavorare la maglia alta, quindi devo avviare il lavoro con la maglia bassissima. Quindi, siccome non è un punto molto alto, qui possiamo sicuramente mettere il marker in modo che sia più semplice riconoscere il punto di chiusura. Quindi sulla maglia bassissima eseguo la maglia alta e ricomincio la mia lavorazione come ho fatto fino ad ora, chiudendo i giri. Quindi poco a poco la lavorazione cambia della manica sulla manica rispetto, vedete, questa è la manica. Il rosso purtroppo rimbalza molto la luce, quindi i punti non si leggono nel modo corretto, però vedete qui si formano delle noccioline, qui invece delle noccioline molto più piccole. In tutto andiamo a lavorare 8 centimetri, sempre chiudendo i giri a maglia bassissima e lavorando punto alto e maglia bassissima con l'alternanza che abbiamo eseguito anche sul corpetto. La differenza è che mentre qui avevamo il punto di andata e ritorno, qui chiudiamo i giri, ma è anche bella avere leggermente la manica diversa. Se non lo preferite, vorrà dire che dovrete girare il lavoro e rifare l'andata nella direzione opposta, ma io non lo farò e proseguirò la chiusura in tondo per 8 centimetri totali. A quel punto il nostro giacchino è finito, quindi ci vediamo tra un attimo quando lo indosserò per voi e vi farò vedere la vestibilità. E siamo giunti anche oggi alla fine del nostro video tutorial. Indosso per voi la giacchina che abbiamo realizzato. Questo punto di rosso è magnifico, mi piace veramente molto. Spero che non abbia sparato troppo sotto le luci, ma veramente è un punto di colore che quest'anno appunto mi mancava insieme al taglio di questa giacchina, che è un taglio Chanel, so che vi piace molto, quindi ve l'ho voluto riproporre in un'accezione un pochino diversa. Innanzitutto perché abbiamo utilizzato un filo che a me piace tanto, perché ha una resa molto bella come filato. Sono andata ad impreziosirlo con un punto tessuto come quello che ho utilizzato, che va a conferire proprio uno spessore, un volume importante ad un filo che già di suo ha un certo spessore. Quindi abbiamo una giacchina quasi scultorea, morbida, però al tempo stesso molto rigida, molto sostenuta. Ecco, rigida forse non è la parola giusta, ma sostenuta. Quindi quando abbiamo un punto tessuto, una consistenza come questa, allora bisogna giocare bene anche sui volumi. Quindi non ho voluto la manica lunga e soprattutto non ho voluto andare oltre il primo fianco. Questo modello è perfetto se cercate un giacchino da mettere sugli abiti, sui tubini, su pantaloni palazzo, dove appunto avete bisogno di avere calore, ma di non avere un capo che vi copra troppo, che sia al tempo stesso caldo e che funga da accessorio. E questo è perfetto. In questo momento ho caldo perché questa giacca è veramente caldissima. Mi sono andati via quasi 6 gomitoli, 570 grammi di filato, anche perché questo è un punto un po' mangiafilo, non è scarsa la resa del filato, un pochino sì per via dello spessore, ma sicuramente quando lavoriamo con dei punti tessuto come questo, il dispendio del filato dipende molto anche dalla lavorazione in sé. Però l'ho scelta apposta perché volevo esattamente l'effetto che state vedendo. La potete realizzare comunque con altri filati, però l'effetto che riusciamo ad ottenere con la combinazione di questo punto, di questo spessore di filo, con un filo più sottile non lo riuscite a realizzare. Però questo non significa che non si possa fare, si può fare tranquillamente, si può realizzare comunque una scianellina di spessore più sottile, anche magari in vista della bella stagione. Questa è quindi la proposta che vi voglio fare oggi, lavorazione con l'uncinetto 8. Vi ricordo che stiamo partendo
partite da uno sprone che non aveva multiplo e con 48 catenelle. Qualora dobbiate fare delle modifiche o decidiate semplicemente di sostituire il filo, vi ricordo che sul canale vi avevo già preparato un tutorial nella scuola di uncinetto proprio dedicato ai top down, quindi spero che vi possa essere di aiuto nella reinterpretazione di questo pezzo. Non aggiungo altro perché secondo me la sua bellezza parla da sola. Eventualmente, se volete, potete aggiungere giusto un bottoncino qui per tenerlo un pochino più fermo. Vi aspetto ogni giorno sul mondo delle fate per condividere insieme la nostra passione. Grazie per avermi seguito, alla prossima!